Presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il catamarano della salute, un piccolo laboratorio galleggiante ormeggiato al molo Acton che sarà a disposizione dei cittadini e dei turisti sabato 2 e domenica 3 giugno per 2 giorni di visite dermatologiche gratuite. Nell'iniziativa saranno coinvolti medici e associazioni con l'ASL Napoli 1 e la Croce Rossa Italiana. Il catamarano della salute è nato nel 2011 con lo scopo di portare a bordo i cittadini e sottoporli ad una valutazione dermatologica gratuita per valutare anche lo stato di salute della pelle, ma soprattutto della pelle in relazione al sole. Dobbiamo sempre eseguire una protezione solare che però sia adatta a noi, perché non bisogna neanche proteggersi troppo, perché altrimenti poi abbiamo altre problematiche, e soprattutto dobbiamo imparare anche a convivere con il nostro ambiente e quindi ad utilizzare dei prodotti che siano eco-dermo-compatibili. Alla fine ognuno riceverà una specie di passaportino, un rapportino dove sarà scritto tutto quello che abbiamo riscontrato, quindi anche alle persone che saliranno a bordo rimarrà qualche cosa di concreto. Noi dalla nostra parte in questo modo raccogliamo dati scientifici ed epidemiologici che poi saranno oggetto di pubblicazione. Siamo lieti di partecipare a questo evento di grande impatto sociale, dove vede il ruolo del dermatologo in primo piano, soprattutto nella prevenzione quindi di tumori cutanei, del fotoinvecchiamento con una corretta protezione solare, quindi daremo indicazioni. Saranno 2 giornate dove il cittadino potrà ricevere informazioni, avrà a disposizione una valutazione dermatologica gratuita e daremo consigli per una protezione personalizzata. Oltre alle visite mediche sono previste altre iniziative collaterali, fra cui la passeggiata ecologica sabato mattina per pulire alcune spiagge cittadine. Faremo degli interventi sulla spiaggia Rotonda Diaz, nonché a Colonna Spezzata, unitamente ai ragazzi delle scuole, istituti scolastici Silvio Italico e Tito Livio a Chiaia, per il recupero della plastica sulle spiagge. Per dare questo segnale che deve essere riportato appunto nelle scuole e nei ragazzi per il futuro, che con la raccolta della plastica e quindi la differenziata, addirittura con 4 bottiglie di plastica si può realizzare anche un paio di scarpe. Laboratori, performance teatrali per coinvolgere i bambini, gli studenti, e poi ci sarà un'azione pratica che vedrà la pulizia di Mappatella Beach di Rotonda Diaz per la promozione della cultura del mare, dell'importanza di non lasciare i rifiuti sulle spiagge, i tempi di biodegradabilità dei rifiuti e appunto rendere protagonisti i ragazzi con la partecipazione di 2 scuole cittadine, rendere protagonisti i ragazzi che attraverso le loro azioni possono determinare veramente quel cambiamento e quella tutela nei confronti del mare, una risorsa importantissima per la città.